Ben ritrovati alla quarta giornata della Serie A Gold, la partita inizierà a breve. In campo troviamo i padroni di casa dei Vikings Rubiera contro Raymond Ego Sassari. Il Rubiera in cerca dei suoi primi due punti casalinghi, mentre invece Raymond Sassari cercherà di riprendersi da una sconfitta contro il Cassano, ma vedremo, sarà una partita molto interessante. Possiamo notare inoltre una partenza alquanto insolita, siccome il Rubiera è solito partire nel lato sinistro del campo, mentre invece oggi partirà nel lato destro, probabilmente dato da qualche, come dire, tattica per entrare in campo, usare il cambio a favore. Ora vedremo le formazioni in campo delle due squadre, i sette giocatori che cominceranno per ognuna delle due squadre in campo. Dalla parte del Sassari parte in porta Pavani. In campo direi a vedere qui Manojlovic, Alilković sicuramente. Per la formazione di casa possiamo vedere tra porte e pali il numero 31, numero 31 Voljuvac, il numero 10 casa, 13 Roberto Bartoli, 14 Belioleghi, 94 Ceccarini, Nagavillo Seini, numero 8 e numero 27 della Santa. Dalla parte del Raymond Sassari invece fra i pali, come detto prima, parte Pavani, numero 8 della Vecchia che parte in difesa, Aldini, Malandrin de Oliveira e Manojlovic. A prima sinistra invece si schiera inizialmente Nardin. E inoltre all'interno della 6-0 che sembra il modulo difensivo attuale del Raymond Sassari, come terzo di difesa oltre al Dini c'è anche Vranac. Inizia la partita e si scambiano i primi convenevoli fra gli avversari. Comincia a far circolare Parre Rubiera della Santa a destra per Nagavialo Seini, che fa girare palla a Ceccarini. Scambio di palla con gli avversari
e ora può cominciare il gioco vero e proprio. Ancora Della Santa che dialoga con Casa. Casa, sale Roberto Bartoli, ancora Bartoli, gioca la palla che va allo Seini, Della Santa dal centro, parte l'attacco, incrocia per Casa, Casa punta la porta, non c'è ancora Nagevalo Seini, continua il gioco, dentro per Bartoli che non se la sente, quindi fa ripartire la palla, ancora, attenzione, Della Santa viene messo a terra, fallo, palla dai 9 metri, batte Bergoi, ancora Della Santa per Casa, Della Santa allarga il gioco, Casa anticipa sull'alzata del terzo in difesa, palla fuori. Casa sembra lamentare un fallo che però non è stato fischiato e quindi la palla riparte nelle mani del Sassari. Manojlovic. Malandrina ancora attacca, cerca l'incrocio per Manojlovic ma c'è un fallo, l'azione si interrompe e si riparte ai 9 metri. Aldini batte, ancora per Manojlovic al centro. Operato un cambio attacco e difesa, entra Gomez al posto di Vranac direi. Malandrina ancora, dialoga Malandrin per Gomez, Gomez allarga per Manojlovic, ancora Manojlovic al centro per Gomez, Malandrin cerca di allargare il gioco, Gomez, Manojlovic sotto fallo riesce a portare l'incrocio per Malandrin, Gomez allarga per Nardin, Rubiera chiede un fallo di linea, Nardin dall'ala, niente da fare per Voljubak, gran gol di Nardin. Sassari passa in vantaggio, vediamo subito Rubiera a riattaccare. Casa cerca l'uno contro uno, un tiro un po' rischioso, infatti va fuori. Probabilmente qui poteva starci anche un 9 metri, ma l'arbitro non è della stessa opinione. E quindi Manojlovic dai 9 metri, para Voljubak il tiro di Manojlovic, un po' pretenzioso, tirato da molto lontano, ma può ripartire Rubiera in seconda fase. Casa però rallenta tutto e decide di ripartire con calma. Scambio con Oleari, Casa attacca da solo, però commette passi sotto fallo e si riparte dai 9 metri. Intanto cambio attacco e difesa, esce Oleari e entra Della Santa a centrale. Della Santa chiama lo schema. Bartoli sale. Prova a fare il taglio, finta di taglio, ritorna all'ala. Passaggio per Ceccarini che viene toccato e tira, quindi 7 metri. Qui Ceccarini gioca di esperienza, va quasi a cercare il contatto col primo difensore che però deve stare sempre fermo perché altrimenti è un fallo che porta sempre a un tiro dai 7 metri come in questo caso. Intanto si avvicina Nagavialo Seini alla linea dei 7 metri, Nagavialo Seini contro Pavani, Pavani avanza molto, fino alla linea dei 4 metri quasi. E para Pavani, grande parata di Pavani su Nagavialo Seini, riparte il Sassari in seconda fase, Manojlovic dal centro che scarica la palla e gol subito del Sassari, del numero 59 Vranac. E sbagliano anche il passaggio per il pivot dal portiere Rubiera e quindi deve ripartire in quarta fase da fermi. Ora palla in mano a Rubiera che attualmente si trova sotto di due lunghezze. Attenzione, incrocio senza palla per, di Casa per Della Santa. Della Santa attacca fuori su Aldini. Aldini, Aldini, grande difesa di Aldini. Attenzione, scarica sulla destra dal centro. Cerca un tiro molto, molto, molto difficile. Un ottimo muro di Nagavalo Seini. Fa rallentare il ritmo d'attacco del Sassari. Infatti vediamo che il Sassari riprende con tutta la calma di questo mondo. Cerca di gestire il suo vantaggio. Malandrin, Malandrin che scambia per Gomez, allarga per Manojlovic, parte il taglio dell'ala, Nardin dentro a doppio pivot, ancora Manojlovic sul centro che scambia per Gomez, cerca lo spazio, Malandrin, attenzione, scambia ancora, Manojlovic riesce a tenere la palla in mano ma recupera e ripassa Gomez, ancora Manojlovic dal centro, in difficoltà l'attacco del Raymond, buona difesa del Rubiera, ottima difesa, Manojlovic fa partire un sottomano dai 9 metri, bellissimo gol, nulla può Voljubak. Comunque ottima difesa del Rubiera che è riuscita a tenere quasi fino al passivo e sicuramente poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Ceccarini dall'ala, Ceccarini, attenzione, sbaglia ancora, sembrava che la palla fosse arrivata sul volto, Pavani sta lamentando un colpo al volto della palla che però l'arbitro decide di non sanzionare verso Ceccarini e quindi la palla in mano al Sassari, nulla di fatto per l'attacco rubierese, si stoppa il tempo. Il pallone evidentemente bagnato, questo potrebbe essere sintomo del fatto che la palla effettivamente in faccia a Pavani c'è finita, ma si riparte da gioco fermo,
palla al Sassari e riparte da Aldini che passa la palla a Manolovic. Volevo far notare una cosa, che Manolovic ha appena aperto le danze dei suoi gol di questa sera, il suo primo gol l'ha segnato l'azione precedente, e nelle partite precedenti è stato uno dei top cannonieri di questa Serie A. Vedremo cosa potrà fare, regalarci questa serata. Manolovic trova Aldini per un passaggio strepitoso, Aldini deve fare soltanto che metterla dentro e non se lo fa dire due volte, e quindi il Sassari passa a più 4. Casa per Roberto Bartoli. Roberto Bartoli trova il primo gol del Rubiera sul primo palo che Pavani non stava coprendo. Primo gol del Rubiera. Oleari, Oleari, fallo vigoroso ai danni di Malandrin, e riparte da Aldini che batte dalla linea dei 9 metri. Malandrin che scambia con Gomez per Manojlovic. Riparte con molta calma l'attacco del Sassari. Ancora Malandrin che cerca di allargare il gioco su Oleari. Gomez incrocia senza palla, Manojlovic alza Mattias, ottimo, ancora scambio verso il terzino, Gomez dal centro commette un'infrazione di passi, probabilmente sotto fallo, quindi 9 metri. Ora c'è il doppio pivot per il Sassari, Nardin e Aldini, Manojlovic salta da molto lontano, scarico per Malandrin, chiusura ottima di Oleari in difesa. Siamo probabilmente vicini al passivo e infatti arriva subito dal parte del coppia arbitrale Manojlovic. Ottima parata di Volivac sul tiro di Manojlovic che ha tirato veramente da molto lontano. Riparte Rubiera in seconda fase. Casa attacca su Aldini, lascia la palla per Matti. Ottimo gol per Leguoi. Ancora. Possiamo notare l'allenatore del Rubiera, Fusina, che si lamenta, voleva un 2 minuti sul fallo ai danni di Casa. Attenzione, nel frattempo gol di Vranac per la Raymond Sassari, che quindi si porta sulla distanza di 3 lunghezze su Rubiera, e Rubiera riparte con tutta la calma col cambio attacco e difesa, entra Della Santa al posto di Oleari e Della Santa si porta alla regia del gioco. Della Santa per Casa, sempre in croce senza palla, già proposto prima, Casa si accentra, parte l'attacco esterno per Della Santa, ottimo cambio di direzione, forse vuole un po' troppo Della Santa perché poteva scaricare la palla all'ala ma ha deciso di saltare da solo. Intanto arriva un'ammonizione per il numero 9 della Raymond Sassari, Malandrin. Attenzione, taglio di Bartoli, Della Santa attacca verso il centro, cerca lo spazio, trova un gran gol Della Santa dove Pavani non può arrivare. Intanto riparte Raymond Sassari, Manojlovic cerca Aldini, passaggio pretenzioso per Aldini in mezzo a 3, Volivac che lancia per Bartoli da solo davanti a Pavani, gran gol di Roberto Bartoli e il Rubiera si porta a meno una lunghezza. Ed è proprio così che il Rubiera, mentre il Raymond rallenta, riesce ad accelerare e ritornare in gioco. Questa sarà un'occasione fondamentale per Raimo per cercare di tornare in partita, mentre Rubiera sembra aver preso la retta via. Continua l'attacco del Sassari, attenzione Manojlovic per Malandrin, questa è un'azione che abbiamo già visto e rivisto. Malandrin, Gomez sull'esterno, parata di Volivac, qui forse poteva starci un fallo ma l'arbitro anche qui non è della stessa opinione, quindi ottimo per il Rubiera, buona difesa. Casa attacca ancora verso il centro, bella parata di Pavani sul tiro di Casa che arriva sotto fallo, condizionante ovviamente il fallo per la riuscita del tiro, e quindi si riparte dai 9 metri. Della Santa che entra, come abbiamo già visto, dal cambio attacco e difesa e si porta nella posizione di centrale. Della Santa, taglio di Bartoli come visto precedentemente, ancora Della Santa che attacca verso il centro, scarica per Nagyvelosini che scivola, Nagyvelosini a terra, riparte con tutta la calma, potrebbe arrivare una segnalazione di passivo, non arriva. Della Santa tenta un giro di braccio su Vranac che ferma tutto. L'azione riparte da Casa che allarga per Della Santa, ancora lui, Casa verso il centro, tenta un giro di braccio su Aldini. Della Santa cerca sempre l'azione personale che questa volta non va perché Pavani si fa trovare pronto.
della Santa si è fatto ingolosire un po' troppo, è andato a tirare un po' da quasi angolo zero, posizione di ala. Certo, un giocatore della sua taglia poteva riuscire a fare un gol del genere, però è stato molto difficile. Mentre notiamo Oleari che va in difesa su Manolovic, riesce a recuperare il palo in contropiede e riesce a segnare il 5 pari di Oleari. Nel frattempo vediamo che la panchina del Sassari si infiamma perché l'allenatore Zupo rimprovera Cristian Manojlovic, appena sceso dall'attacco, ha ceduto lo spazio al numero 59 Vranak in attacco, anche che si porta sul centro, scarica ancora largo Gomez per Vranak, allarga per Malandrini, trova il pivot Nardin, gran gol di Nardin che si nasconde quasi dietro i giganti che giocano terzi nel Rubiera e riesce a trovare un gol sicuramente di caparbietà. Nell'azione precedente possiamo vedere Mattia che ha toccato il pivot, l'ala è andata pivot, l'arbitro non se lo fa dire due volte e lo richiama subito dicendo che la prossima volta sarebbe stato un due minuti. Rubiera si porta in attacco con la formazione che abbiamo visto fin dall'inizio, senza grandi cambi. Ora nuovo schema, il taglio questa volta arriva da Ceccarini e non da Bartoli, Casa si porta sul centro, prende la traversa, un tiro che poteva tranquillamente entrare conoscendo Nico Casa, ma questa volta c'è stata la sfortuna. Attenzione, intanto grande tiro di Malandrin che però trova Volyuvak fra lui e la palla e la porta. Attacco di Della Santa che scarica per il pivot, grande parata di Pavani su questo tiro che era comunque insidioso e riporta l'attacco il Raymond in seconda fase, ancora per Vranak, allaga per Malandrin, cerca lo spazio Malandrin, è caduto, 9 metri, fallo di Casa. I portieri sono nel momento esatto, possiamo dire, stanno salvando il risultato di entrambe le squadre. Se non fosse per i portieri il risultato sarebbe molto più ampio. Malandrin per Gomez che scambia con Vranak. Vranak incrocio senza, no, incrocio con la palla, attenzione, Malandrin per ancora Vranak che come una locomotiva passa in mezzo alla difesa. Mattias si lamenta con l'arbitro, voleva un fallo di passi prima del un fallo in attacco di passi prima del fallo della difesa, ma non l'ha avuto e quindi la palla riparte in possesso del Sassari. Palla troppo comoda ad Aldini, attenzione, tiro dritto in faccia a Volyuvak, questo probabilmente sarà un sospensione, esatto, temporanea, i 2 minuti per Aldini che ha trovato un tiro veramente pericoloso per il portiere. Tanto applausi del pubblico del Palabursi per Volyuvak che resta in campo nonostante il tiro subito in faccia, sembra stare bene, quindi da regolamento questi sono una sospensione di 2 minuti per il tiratore per salvaguardare l'incolumità dei portieri. Tanto possiamo vedere che è entrato in campo una Strada al posto del pivot Mattia Belorui. Strada solitamente nasce come terzino, ma in queste situazioni l'allenatore Fusina lo adatta a pivot. E riparte l'attacco del Rubiera con l'avvicendamento detto poco fa di Strada per Mattias. E ora Casa che scambia con Della Santa, che allarga per Naga via Losseini. Della Santa gioca Germania con Strada che esce, Casa dal centro, non esce nessuno su Casa, incredibilmente lasciano tirare Nico Casa completamente soli, che sia una scelta difensiva o non lo sia, questa volta ha portato i suoi frutti perché Casa ha sbagliato il tiro, ma si vedrà prossimamente invece cosa riuscirà a fare, perché notoriamente il tiro di Nico Casa. Sassari gioca senza portiere, siccome si trova con un giocatore in meno rischierà di lasciare la propria porta vuota. Avvicendamento anche tra le fila del Sassari, poiché esce Aldini che ha preso 2 minuti e al posto del portiere entra Lilkovic a pivot. Rigore per la Raymond Sassari, fallo di Oleari e Bartoli su Gomez e l'arbitro decide che era un'azione libera interrotta per andare a tirare, quindi tiro dai 7 metri. Probabilmente in questa situazione qua sarebbe stato giusto anche un 2 minuti, ma ci possiamo ritenere fortunati per questa decisione dell'arbitro.
Manolovic si presenta al dischetto. La prima finita la tira sotto le gambe del portiere e Manolovic va a due gol per questa serata. Ora dunque il risultato è di 5-7. Il Rubira si trova di due lunghezze di distacco rispetto a Raymond Sassari. Ora vediamo se sarà il caso di accelerare e provare a recuperare queste due lunghezze. Oleari gioca sempre per Della Santa con l'uscita di strada. Della Santa dal centro, nessuno della difesa del Sassari riesce su Della Santa, che trova un gol dai 9 metri per il suo tiro fin troppo semplice. Pavani nulla può contro una difesa che si è letteralmente aperta davanti a Della Santa, e quindi il Rubiera si porta a meno 1. Della Santa ha avuto un'elevazione assurda che ha costretto Pavani a muoversi prima del rilascio della palla, e così ha rilasciato la palla dove Pavani non si è mosso. Intanto rientrano tutti i giocatori per la Raymond Sassari e Alilkovic resta a pivot, quindi avvicinamento definitivo con Aldini, almeno per ora. Gomez che scambia con Malandrina, ancora per Vranac, parata di Voljubac, Alilkovic non riesce la doppia parata a Voljubac, e il gol di Alilkovic porta la Raymond Sassari a quota 8 punti. Vediamo che a pivot ritorna Belorui per il Rubiera, mentre Sala ritorna in panchina. Notiamo anche che Casa viene sostituito al posto di Oleari, che Oleari rimane in attacco. Nagavea Losseini scambia al centro con Della Santa, riallarga per Nagavea Losseini, cerca il pivot, lamenta un'area, anzi lamenta addirittura un fallo di piede volontario che porteremo in esclusione di 2 minuti per... credo Gomez in quella zona di campo. Oleari attacca su Malandrin, Malandrin se lo porta dietro ed è fallo dai 9 metri. Ancora Oleari per Della Santa, Della Santa per Oleari, ancora attacca verso il centro Della Santa contro Alilkovic. Alilkovic, attenzione, tiro molto molto alto di Nagavia Losseini. Riparte la seconda fase della Raymond Sassari, Malandrin dal centro, scarica per Vranac, Gomez dentro, Gomez, grandissima parata di Voljubac sul tiro di Gomez. Alilkovic si butta sulla palla quasi senza motivo, però onore a lui, e ora effettivamente Alilkovic ha lasciato una scia di bagnato sul terreno di gioco che andrà asciugata. Possiamo notare dai falli di questa sera che gli arbitri lasciano giocare molto anche sotto contatto, anche se dopo il rilascio del tiro, come giusto che sia, dopo il vantaggio la palla dov'è, se anche se il portiere la para, giusto che vada all'altra squadra. Raymond Sassari ancora in attacco, intanto è rientrato Manojlovic nella posizione di terzino a sinistro, palla scomoda di Alilkovic per Manojlovic, Gomez verso il centro che scambia con Malandrin, ancora Manojlovic, attenzione! Casa potrebbe aver preso la faccia di Cristian Manojlovic, anche se da questa posizione sembra che avesse preso il braccio, non si può mai definire concretamente. Gli arbitri discutono. Entrambe le panchine infiammate, una per dire che non era fallo, l'altra per dire evidentemente che fallo era. I due giocatori si parlano fra di loro, si scusa Casa per il fallo che poteva essere di gran danno, ma arrivano comunque 2 minuti per Casa, probabilmente perché l'arbitro ha ritenuto che il fallo era molto rischioso, poteva andare a trovare il volto di Manojlovic e andare a fare un danno serio. Non sembrerebbe fallo in realtà sulla faccia, perché da qui sembra che abbia preso il braccio. Vediamo che il Sassari riesce a andare pure al gol con il numero 8 della Vecchia. Il Rubiera attua la strategia di gioco facendo uscire il portiere per giocare in attacco in parità numerica. Della Santa chiama lo schema, attenzione, sale Ceccarini,
palla della Santa, ancora Ceccarini, porta avanti lui l'attacco, doppio pivot, Ceccarini si porta verso la linea del cambio, tiro di della Santa, parata di Pavani, tiro anche questo da molto lontano. Gomez che allarga per Malandrino, la difesa del Rubiera si trova in un uomo in meno, Gomez cerca di spostare il difensore sul centro, attenzione c'è una palla per Alilkovic che non viene servita, Nardin non se la sente di cercare il tiro, riparte con calma l'attacco del Sassari in superiorità numerica. Gomez ancora che scambia per Vranac, palla per Nardin, difficile presa una mano, Nardin nulla, l'arbitro ritiene che Nardin abbia cercato il contatto che da qui non mi è sembrato ci fosse in realtà, e che Nardin abbia cercato di quasi dissimularlo il contatto col difensore per cercare magari un due minuti, ma per l'arbitro nulla di fatto. Si lamenta la panchina del Sassari, nulla di fatto quindi per Sassari, e Rubiera può ripartire. Rubiera si trova sempre con la porta vuota, della Santa con un sottomano micidiale riesce a riaprire la serie di gol del Rubiera. Oleari, fallo molto vigoroso di Oleari ai danni di Gomez. Riparte l'attacco del Sassari, entra Manojlovic a terzino sinistro, ancora Gomez, cerca Nardin nuovamente, gol di Nardin questa volta, Nardin non sbaglia e porta il Sassari a quota 10 gol sul tabellino. Ovviamente un'ala di questa portata da quella posizione lì è quasi sempre gol, soprattutto quando ci si trova in inferiorità numerica in difesa è sempre difficile non assicurare la rubata di palla. Della Santa attacca verso il centro, attenzione un altro tiro sbagliato di Della Santa che stasera diciamo, attenzione intanto azione molto particolare, c'era Voljubak quasi fuori dai 6 metri che sembrava andare verso Nardin con intenzione di prendere palla, però la palla torna a Rubiera, palla Mattia sui 6 metri, palla in testa Nardin, palla dritta in testa Nardin, Pavani, perdonatemi, palla in testa a Pavani, in porta, la palla non sembra aver fatto alcun danno a Pavani perché era molto molto piano, ma il tiro era comunque un tiro verso il volto del portiere e questo porta a un'esclusione di 2 minuti per il pivot del Rubiera. Intanto cambi in difesa, scende Nagavia Losseini e sale Strada e il Rubiera si ritrova nuovamente a difendere in inferiorità numerica. Sassari in attacco, Malandrin per Gomez, Gomez per Manojlovic, parata di Voljubak sul tiro di Manojlovic, ottima notizia per il Rubiera che può ripartire in inferiorità numerica prendendosi tutto il tempo del mondo per far scorrere questi 2 minuti e tornare in parità. Scende il portiere per l'attacco in parità numerica, della Santa per casa, ancora della Santa, entra Strada a pivot, Nagavia Losseini per della Santa che allarga per casa, sale Bartoli, schema che abbiamo già visto con Ceccarini ma fatto dall'altra parte, Bartoli ora torna nella sua posizione di ala, al cambio però continua a procedere Ceccarini, Nagavia Losseini dal centro, cerca lo scarico per della Santa, non si intendono i due, palla dritta fuori, attacco del Sassari. Un brutto fallo di della Santa che gli procurano 2 minuti, quindi il Rubiera in questo momento si trova in doppia inferiorità numerica. Momento molto di down in questo momento del gioco. Vediamo il dischetto che sembra ripresentarsi Cristian Manojlovic. Della Santa in questo caso, secondo la mia opinione, ha commesso un po' un'ingenuità perché il giocatore era già lanciato in salto dentro i 6 metri e ovviamente non si può andare a commettere un fallo del genere sui 6 metri in un'azione che era praticamente già gol. Manojlovic contro Voljubak, nuovamente la sfida si ripete e vince nuovamente Manojlovic che segna il gol che lo porta a quota 3 sul tabellino. Ceccarini per Nagavia Losseini, sempre la porta vuota per il Rubiera, attenzione casa
entra come un treno nella difesa del Sassari, ma Landrin quasi non se l'aspettava. Qui forse poteva starci un'esclusione di 2 minuti, perché il fallo di Malandrin è arrivato molto in ritardo rispetto al cambio di direzione di Casi. Inoltre sembrava anche che gli avesse preso all'altezza del collo o del volto. Intanto palla per Ceccarini, da posizione molto scomoda. Ceccarini, Nardin si lamenta, si dispera, perché il contatto era molto simile a quello cercato probabilmente da lui nell'azione dall'altra parte del campo. Questa volta però gli arbitri decidono che è rigore. Infatti notiamo sia le file del Sassari, l'allenatore che si sta lamentando di questo, di questa decisione arbitrale. Casa intanto si presenta al dischetto. Prima finta che spiazza il portiere. Rubiera ritorna a 8. 3 reti di differenza tra le due squadre stasera. Tanto attacco del Sassari, ma Landrin trova Nardin tutto solo e Nardin non sbaglia e esulta prendendosi questo gol che vale la il dodicesimo punto per la Raymond Sassari. Tanto il Rubiera si mette tutta la calma per attaccare e tornare forse finalmente in parità numerica dopo una doppia inferiorità numerica per vedere 2 minuti subiti da Della Santa, che in questo momento torna in campo. Tutti i giocatori sono in campo per il Rubiera adesso con il rientro di Voliovac. Tanto Casa è fermo per terra, Nagyvelosini cerca l'azione personale. Attenzione, fallo del Sassari. Mi sembrava ci fosse stato un contatto al collo, l'arbitro infatti vede così e da 2 minuti il numero 59 Vranić. Ora la situazione si è ribaltata poiché Rubiera si trova in superiorità numerica mentre il Sassari è costretto a difendere in 5 giocatori. Ora vedremo se sarà l'occasione per il Rubiera di accorciare le distanze. Ceccarini va al tiro ma fa area. Purtroppo mi è sembrato di vederla pure a me, anche se il gol era a dir poco strepitoso. Il tiro molto bello, ma anche a me è sembrata aria fino da qui, quindi immagino che l'arbitro lì di fronte abbia visto correttamente. Occasione sprecata dunque per il Rubiera per accorciare le distanze. Si riporta in attacco il Sassari con l'extra player, si attacca in parità numerica. Gomez che scambia con Malandrin. Manojlovic viene preso quasi a uomo da Mattias. Malandrin invita Della Vecchia a entrare a doppio pivot e la palla dialoga ancora tra Gomez e Malandrin. Scambio per Manojlovic che allarga per Gomez subito. Attenzione, c'è stato un vantaggio preso col piede fuori dal campo, dunque rimessa laterale, batte Voliwak, palla ancora in mano a Rubiera che ora deve sfruttare per forza la superiorità numerica per accorciare le distanze. Oleari dal centro, che casa invita alla calma sull'esterno, palla Nagyvelosini, scende Oleari e sale Della Santa e vediamo il Rubiera portarsi nel suo fino ad ora costante schema di gioco. Casa ancora sul centro, palla per il pivot, gran gol di Mattias e ottimo intuito di Della Santa che trova un passaggio per il pivot, distratti in questo caso i difensori del Sassari. Possiamo vedere Matti che sta veramente lottando contro la difesa, infatti ormai viene quasi staccata la maglia, si può vedere che tutto il colletto è distrutto della sua maglia. E ora il Sassari si prende il proprio tempo per decidere cosa fare mentre i 2 minuti scorrono. Siamo quasi agli sgoccioli della superiorità numerica del Rubiera. La panchina del Rubiera chiede il passivo a Lilkovic, passa palla a Malandrin, dal centro Manojlovic, a gran voce viene chiamato il passivo. Manojlovic trova un gol da lontanissimo, Cristian Manojlovic, determinata anche il contatto con la traversa, traversa riga, traversa gol. Palla per Casa che allarga per Nagyvelosini dal centro, cerca il pivot ma ottima copertura di Vranak e Alilkovic, collaborazione difensiva tra terzo e terzo che porta al fallo e quindi all'attacco in quarta fase del Rubiera. La parità numerica è ora ristabilita, tutti i giocatori del Sassari sono in campo, riparte il Rubiera ad attaccare. Della Santa incrocia per Nagyvelosini che riporta a Casa, Nagyvelosini si porta alla regia del gioco. Altro incrocio per Della Santa che scarica ancora, allarga per Nagyvelosini, torna la palla al centro, Casa
casa ancora per Della Santa. Ormai la maglia del pivot rubierese viene quasi strappata e gol di Della Santa. Sembra che i giocatori del Sassari lamentino con l'arbitro una mancata fischiata di un fallo di passi, che però per l'arbitro non c'è, e dunque si continua a giocare. Mattia Berugai ormai è quasi veramente senza maglia. Possiamo vedere che gli arriva quasi alla fine del petto. Probabilmente l'arbitro dovrà fargli cambiare la maglietta fra qualche azione. Un tiro di schiaccione per il Sassari che lo porta in vantaggio del più 4. Circolazione veloce. Casa cerca l'1 contro 1, c'è il contatto sul collo, infatti l'arbitro ferma il tempo e assegna il 2 minuti. Si ha un vantaggio numerico per il Rubiera. Dovrà essere sfruttato al meglio, siccome siamo gli sgoccioli di questo primo tempo di gara. Alilkovic, da giocatore d'esperienza, riconosce il proprio fallo, accetta di buon grado l'esclusione e inoltre si va a sincerare delle condizioni di casa che era rimasta a terra. Attenzione, il commissario chiama l'arbitro al tavolo. Il tempo nel frattempo è fermo. Ora capiremo cosa sta succedendo. Intanto per il Sassari esce Gomez, entra Aldini in difesa. Entrambe le panchine parlano col commissario al tavolo. Intanto possiamo notare dagli spalti che la dirigenza rubiera è già pronta con una nuova maglietta per Mati. Infatti mi sa che viene richiamato dal commissario di gara a farlo scendere per far riportare la nuova maglietta. Intanto scende Mattias, sale strada. Andiamo a recuperare ok, viene recuperata la maglietta di ricambio per il pivot rubierese, che ovviamente non avrebbe potuto continuare in queste condizioni. Intanto il gioco deve continuare, si parte dall'esclusione dei 2 minuti di Alilkovic. Raimond Sassari nuovamente in inferiorità numerica. Il Rubiera a casa vede lo spazio, se lo va a prendere. Attenzione però, gol annullato dall'arbitro di campo che ritiene ci fosse un fallo in attacco. Quindi il gol è annullato, mentre invece l'arbitro di fondo aveva convalidato la rete. Decisione alquanto bizzarra, ma allo stesso tempo noi non possiamo niente contro le loro decisioni, quindi si continua a giocare. L'arbitro di campo in questi casi ha la precedenza. Attenzione, time out chiamato dalla Raimond Sassari sul punteggio di 10-14. 2 minuti secchi alla fine del primo tempo. Minuti precisi da giocare, il Sassari si trova sotto di uno, attua l'extra player per cercare di mantenere il proprio possesso. Intanto per Rubiera possiamo vedere come al posto di Bartoli all'assista sia entrato Giacomo Boni, il numero 91. Intanto
Luca Oleari solleva di peso Gomez, lo riappoggia sui 9 metri, fallo, riparte da Aldini, Malandrin per Gomez, Malandrin ancora, Gomez attacca su Oleari sempre, attenzione, volo per Manojlovic, parata di Voljovac, non va la volante per Manojlovic, palla nelle mani del Rubiera, esulta Voljovac. E si riporta in attacco il Rubiera. Della Santa per casa, casa, vede lo spazio, scarico per Boni sull'ala, bella parata di Pavani, ottimo posizionamento, sbaglia il primo tiro Boni, ma confidiamo che non sarà una partita fatta di errori per lui, perché normalmente non lo è assolutamente, quindi un tiro possono sbagliarlo tutti, soprattutto a inizio partita. Malandrin cerca di allargare il gioco, Gomez per Manojlovic, preso una mano, Gomez sul centro, difesa di Mattias su, no, di Strada, perdonatemi, su Gomez, palla riparte da Aldini, Gomez chiama lo schema dalla parte di Nardin, Aldini si sposta fra 1 e 2 allargando la difesa, Nardin fra 2, fra 3 e 3 nella difesa del Rubiera, Ceccarini segue Manojlovic e sbaglia Manojlovic il passaggio all'ala, questo è un passaggio che era molto difficile sbagliare, ma 20 secondi sull'orologio, cerca di prendersi tutti quanti Rubiera mettendo Alvaro in campo, Alvaro per casa, cerca lo spazio con il pivot, ma ti prende la palla, va al tiro ed è gol. Malandrina aveva cercato un fallo di esperienza, di sfondamento, ma non c'è. Finisce 11-14 il primo tempo in favore della squadra ospite.
Siamo pronti per ripartire con la seconda frazione di gioco. Parte in vantaggio la Raymond Sassari 11-14. La formazione resta più o meno invariata rispetto a quella che abbiamo visto alla fine del primo tempo per entrambe le squadre. Anzi, è esattamente la formazione iniziale per entrambe le squadre. Quindi vediamo per la Raymond Sassari Manojlovic che dalla posizione di terzino sinistro si è spostato nella posizione centrale. Ora la posizione che era occupata prima da Manojlovic è occupata da Gomez. E parte all'attacco la Raymond Sassari. Gran gol di Cristian Manojlovic che trova un sottomano dai 9 metri, potentissimo, gol incredibile. Riparte Rubiera con Della Santa che scarica per Bartoli, nulla da fare per Bartoli che fa rallentare il gioco e si riparte con più calma. Della Santa a comandare il gioco. Cambia con Nagavialo Seini che si porta a centrale. Ancora Nagavialo Seini per Della Santa. Nuovo incrocio senza palla della Santa per Nagavialo Seini. Palleggio a Lilkovic fuori su Della Santa. Scarica la palla, ottimo incrocio. Nagavialo Seini attende un po' troppo per scaricare la palla a casa e dunque subisce fallo da parte di Enrico Aldini. Ricordiamo inoltre che Enrico Aldini è cresciuto nelle file della compagine emiliana, il Casalgrande Padana. Poi si è trasferito a Trieste per una breve stagione e poi è andato subito al Sassari, dove attualmente gioca. Nel frattempo possiamo anche notare che il pivot rubierese ha la maglia un po' rifatta alla bene meglio, il numero scritto dietro è quasi illeggibile, ma penso che sia al tavolo sia gli arbitri abbiano un po' già capito che numero ha. Quindi Nagavialo Seini per casa verso il centro, casa salta praticamente da fermo, facile parata per Pavani, attenzione Manojlovic commette un fallo francamente di doppio palleggio che non ho visto, non credo fosse doppio palleggio, non so cosa abbia fischiato l'arbitro, ma fatto sta che la palla torna nuovamente nelle mani del Rubiera. A me è sembrato semplicemente che avesse toccato la palla, fosse caduta e l'avesse scavalcata, ma l'arbitro è di un'altra opinione. Quindi Della Santa verso il centro, supera Lilkovic, fallo in ritardo di Lilkovic e gol di Della Santa e arriva la seconda sospensione per 2 minuti per Lilkovic. Lilkovic questa sera ha trovato 2 sospensioni per 2 minuti che vengono commesse su delle ingenuità, la prima su casa nel primo tempo e la seconda ora su Della Santa. Ora si trova a grande rischio perché un'altra sospensione di 2 minuti vorrebbe dire cartellino rosso e dunque in inferiorità numerica nuovamente la Raymond Sassari che si è trovata a fronteggiare questa situazione più e più volte. Sassari si pone di nuovo in parità all'attacco usando l'extra player, quindi gioca a porta scoperta. Taglio di Nardin a doppio pivot, visto e rivisto già in tutte le salse. E ottima difesa di Oleari che ferma Malandrin a terzino destro. Attacco un po' troppo calmo del Sassari, potrebbe arrivare la segnalazione di passivo da parte degli arbitri e infatti arriva, eccolo lì, Malandrin va in cielo, un'elevazione pazzesca su Nagavialo Seini e trova un gol ottimo. Attenzione Della Santa, passaggio in look di Della Santa che non va e Manojlovic e compagni si calmano, Pavani non passa la palla subito e fanno trascorrere i 2 minuti, attacco di tutta calma per il Sassari ora. Della Santa nell'azione precedente ha cercato un passaggio un po' arduo verso il pivot, infatti la difesa si è fatta trovare pronta, il Sassari ha recuperato subito palla e sta cercando di far trascorrere il maggior tempo possibile di tempo. Mi sbalordisce che gli arbitri non abbiano notato questa loro intenzione, non abbiano chiamato un passivo. Manojlovic sbaglia il passaggio, Bartoli prova il tiro porta a porta e riesce a farlo. Rubiera si trova a 3 distanze di differenza.
Questo gol fa molto bene al morale di Rubiera, che si stava abbassando per via dell'aumento dello scarto dall'altra squadra. Ora ci troviamo sotto di tre lunghezze, che comunque è un buon bottino per Sassari, ma sicuramente dopo questo gol e dopo l'ottima difesa, il morale di Rubiera si sta rialzando sicuramente. Torna in attacco la Raimon Sassari, con Gomez a orchestrare. Attenzione, taglio a doppio di Nardin. Ancora, scarico in mezzo, ingenua la difesa del Rubiera. È già il secondo taglio di Nardin che non viene visto dalla difesa del Rubiera, che anche questa volta prende gol. Attenzione, Nagavialossini sull'esterno. Brutto fallo di Manojlovic, che entra in ritardo. No, Nagavialossini era già dentro l'area. Rigore più che giusto. Probabilmente in questa occasione sarebbero stati giusti anche i due minuti, siccome l'ha toccato da dietro il braccio di tiro. Però l'arbitro decide di lasciar correre. Diamo un cambio tra i pali. Esce Pavani, entra San Paolo. San Paolo, portiere di grande esperienza, che durante tutta questa prima frazione di gioco ha ceduto il palco a Pavani, ma ora vedremo se si farà valere. Casa contro San Paolo. San Paolo nulla può contro il tiro di Nico Casa, che accorcia le distanze tra Sassari e Rubiera, portandosi nuovamente sul meno 3. Rientra intanto Pavani fra i pali. Sassari è di nuovo in parità numerica. Viene meno l'esclusione di Alilkovic, che però adesso si trova in panchina. Attenzione, vediamo Matti Bolognai ormai uscire quasi a centrocampo per difendere. Ottimo fallo. Sfondamento preso da Bartoli d'esperienza, attende fermo che l'avversario gli arrivi addosso, lo sapeva, e riesce a ottenere la palla per la squadra di casa. Incrocio senza palla di casa per De La Santa, che si porta verso il centro. Dialoga col compagno di squadra pivot, ma non c'è nessun passaggio. Anche Verossini, doppio incrocio, ancora Casa. Casa trova un grandissimo gol. Pavani c'era quasi arrivato. Intanto attenzione, Manojlovic in foratura. Grandissimo gol di Manojlovic. La rimessa veloce del Sassari, coglie di sorpresa la difesa rubierese, che prende un gol, nulla da fare, nulla di fatto. Viene annullato lo splendido gol di prima. Attenzione, contro Giralla di Mattias. Grandissimo gol di Mattias da pivot, questo, di spettacolo. Questo vale il meno 2 da Sassari di Rubiera. Possiamo dire che valga anche molto di più dal punto di vista dello spettacolo. Viene chiamato un fallo di doppio palleggio, credo, da parte di Gomez, ma non viene chiamato. Difesa di Oleari, che non si fa superare da Malandrin. Rubiera col morale molto più alto di quello di Sassari, ma ci sono ancora due distanze da accorciare per ora. E oltre che le due distanze, ci sono ancora 23 minuti da giocare. Manojlovic si eleva, cerca il pivot, e Rubiera riesce a prendere la palla, prende il fallo, cerca. Viene chiamato il fallo di vantaggio sui 7 metri, siccome la palla stava venendo persa tra le maglie del Rubiera. Possiamo dire che questo fallo, questo vantaggio che è stato appena fischiato, sia al limite per come abbiamo visto fino adesso la condotta arbitrale, perché normalmente questo tipo di palloni, la Gavialossini aveva lanciato la palla, prendendosi la responsabilità della sua azione, ma l'arbitro ha deciso che il vantaggio non si era concretizzato e quindi la palla torna in mano rubierese. Ora riparte Casa, Bartoli che si porta a doppio pivot. E attenzione, Casa verso il centro, Aldini lo aspetta sui 9 metri, difesa di Aldini, Casa cerca un improbabile passaggio e viene fischiato Passi. Attenzione, Della Vecchia, Bolivac la tocca, c'era arrivato. Azione alquanto bizzarra questa, perché nemmeno avevamo sentito il fischio degli arbitri, ma evidentemente i giocatori del Raimon avevano capito tutto. Si lamenta la panchina del Rubiera. Casa riesce a entrare dentro nell'uno contro uno in mezzo ai tre e a segnare il 17° gol contro 19. Alilkovic cede lo spazio a Malandrin e Vrana cede lo spazio a Gomez. Riparte l'attacco sardo. Ora possiamo vedere un cambio di modulo difensivo del Rubiera, che si porta in 5-1.
Aldini viene posizionato dall'attacco del Raymond direttamente dietro il secondo difensore, Manojlovic da 9 metri non si sente di tirare, scarica ancora per Malandrin, ancora passa, qui c'era una grande trattenuta da parte di Mattias, è parata di Pavani, viene fischiato il tiro dai 9, no, non è tiro dai 7 metri, fallo dai 9 metri, a gran voce viene chiamato da Rubiera il rigore e attenzione, il commissario richiama gli arbitri al tavolo, ci potrebbe essere una sanzione progressiva. Qua possiamo notare che c'è una netta confusione e caos all'interno del gioco, viene sanzionato l'allenatore Fusina perché richiedeva di più dagli altri, probabilmente la loro decisione non accontenta l'allenatore, come probabilmente non accontenta molta altra gente presente in questo palazzetto. Decisione alquanto discutibile, credo. Diciamo che gli arbitri non garantiscono in questo momento una chiarezza cristallina di quello che stanno effettivamente decidendo, ma le decisioni sono quelle arbitrali e quindi pertanto sono assolutamente da rispettare attualmente. Meno due dunque, Rubiera ancora dal Sassari. Fusina chiama la calma tra i suoi giocatori, giocare con saggezza e testa per cercare di accorciare sempre più questo risultato. Fusina anzi chiama proprio il time out per discuterne meglio delle decisioni tecniche. Diciamo che entrambe le panchine sono parecchio calde nei confronti degli arbitri. Finito il time out, riparte adesso l'azione, la palla in mano a Rubiera. Ancora 21 minuti e 20 da giocare. Della Santa per Nagavia Losseini, si riporta al centro, Casa contro Vranac, ancora lì Casa, scarica per Della Santa, fa partire un missile che però viene neutralizzato da Pavani. Gomez riparte in velocità, attenzione, scarica una palla molto difficile, Nardin la tiene in gioco, toglie le castagne dal fuoco Nardin e la palla torna ancora in possesso del Sassari. Passaggio per Alilkovic a pivot, Casa archivia la pratica, lo porta sui 9 metri ed è fallo per i Sassari. In mezzo possiamo notare dei veri scontri fra giganti, tra Casa, Bollurei e anche Alilkovic. Intanto abbiamo un nuovo attore in campo, adesso Berzic per la formazione sarda che si porta nella posizione di terzino sinistro. Attenzione però, subito Malandrin fa partire un missile che si insacca in rete, parte Rubiera velocemente per Della Santa, attenzione Nardin trova un anticipo ottimo su Nagavia Losseini ma tuttavia un po' corto, attenzione intanto palla di Casa per il pilota Mattias che come sempre una sicurezza dai 6 metri, una sicurezza per Rubiera questo. Berzic che allarga per Malandrin, non si intende con Alilkovic che credeva di dover uscire ma non esce, ancora Berzic che allarga, trova la porta verso il centro, Voljovac non ci arriva, gol del Sassari, tenta la foratura, c'è Carini, viene persa la palla, si lamenta in difesa la Raymond Sassari che voleva un fallo probabilmente di piede, attenzione Vranac che
si aggrappa quasi a casa per tenerlo fermo vicino al collo, fallo abbastanza pericoloso probabilmente, ma nulla di che. Attualmente Della Santa, incrocio senza palla per Casa che si porta verso il centro. Casa imbroglia entrambi i terzi difensivi, si guadagna un rigore. La parata dai 6 metri di Pamani molto bella, ma Casa con questa finta di tiro e palleggio si è portato via entrambi i terzi e si è inserito nello spazio centrale della difesa sarda. E ora si porta sulla linea di 7 metri, direi, lo specialista Ceccarini. Ceccarini versus Pavani. Aspetta il movimento e la infilza sotto la gamba di Pavani. Ceccarini riuscendo a portare il rubiera sotto di due. Le speranze sono molto aperte per una partita contro un gigante di questa Serie A. Ora per Rubiera, per riuscire a recuperare queste due lunghezze, ci vuole un'esplosione, perché deve proprio esserci un morale molto alto e devono riuscire adesso a ingranare un'altra marcia. Nel frattempo vediamo come tra le fila del Rubiera si è entrato Strada in posizione di secondo difensore a destra. Attenzione, ancora adesso Manadir, ottimo anticipo di Ceccarini che si porta sull'esterno contro Pavani, bellissimo gol di Ceccarini. Attenzione però, Pavani resta a terra. Ceccarini ha saltato, Pavani era convinto che la palla andasse giù, eravamo convinti tutti, invece Ceccarini all'ultimo col polso la porta sopra la sua testa, grandissimo gol. Ceccarini non è nuovo a questi anticipi in qualsiasi tipo di difesa, anche quando giocava a Carpi era una tattica difensiva che attuava molto spesso. E tramite questa azione, questa formidabile azione personale, il Rubiera riesce ad andare sotto di uno e riaprire completamente i giochi, il morale alle stelle. Ah, purtroppo il portiere Voljovac viene spiazzato, si riparte al centrocampo con Casa che va in velocità, si alza dai 12 metri ma viene fermato. Si riparte con molta più calma, Strada viene cambiato per Navid. Della Santa orchestra l'attacco, come l'abbiamo visto fare per tutta questa prima e ormai metà della seconda frazione di gioco. Nagabia Losseini per Mattias, ancora Nagabia Losseini verso il centro, si prende un tiro che viene murato dalla difesa sarda, palla dunque all'angolo, ancora attacco Rubiera. Attenzione, potrebbe alzarsi il passivo, gli arbitri alzano il passivo, ora 4 passaggi per andare a concludere. Attenzione Pavani con la mano di richiamo, però è fallo ed è area, la palla è stata toccata dal portiere, quindi il passivo dovrebbe essere annullato. Grandi riflessi di Pavani che va a trovare una parata che sembra semplice ma non lo è assolutamente. E ora il Rubiera può partire con più calma senza il passivo sulle spalle. Palla al pivot, sicurezza, pallonetto di Mattias, bellissimo. Un pallonetto che va alle stelle, quello di Bollurei. E se non sbaglio si porta 5 gol della giornata. Lurei cerca di parlare con Fusina e gli chiede il cambio o un time out, probabilmente avrà preso un infortunio o ha bisogno di un piccolo break. Infatti viene subito sostituito al posto di Strada. Intanto possiamo vedere come nella panchina del Rubiera si stia scaldando Riccardo Meletti. Forse arriverà un avvicendamento sui rigori o anche in campo con Voljovac. Attenzione, palla recuperata in difesa sarda. Attacco Vranak che trova un gol semplice in contropiede. Rubiera purtroppo pasticcia e il Sassa ritorna a più 3 distanze da Rubiera. Casa cerca il tiro col contatto fisico, infatti viene fischiato in 9 metri.
cambio della Santa, fa il suo esordio in campo per questa sera Gabriele Giovanardi nella posizione di centrale. Possiamo anche sentire un caloroso benvenuto a Giovanardi, che non è nuovo in questo campo. Glielo rivolge il pubblico di casa questo caloroso benvenuto. E intanto gli arbitri stoppano il tempo perché il pavimento è bagnato. Tutto pronto, si può ripartire. Strada. Giovanardi che orchestra la prima azione della sua partita. Fuori palla per Strada che si trova in difficoltà e restituisce la palla a casa. Attacca verso il cielo su Aldini. Aldini, un muro davanti a casa che non si muove di un centimetro. E palla sui 9 metri. Giovanardi tenta l'uno contro uno su Gomez che scarica per casa. Casa ancora. Casa cerca l'azione personale. Ho temuto per un attimo che gli arbitri non fischiassero fallo su questa azione, ma fortunatamente il fischio è arrivato. La panchina del Sassari lamenta il passivo, gli arbitri li ascoltano e li accontentano. Casa cerca il tiro. Palla Navid che viene fermata da Pavani, parata, ritorna la palla in possesso a Rubiera. Direi una delle giornate probabilmente migliori di Pavani fino ad adesso. Time out chiamato da Fusina per la pallamano Rubiera. In questo momento abbiamo visto secondo me un pochino di confusione nell'attacco rubierese, che ha pasticciato un pochino dalla parte di casa in questo momento, che ha portato anche a un tiro scomodo da parte di Nagavialo Seni sull'esterno, che ha portato dunque alla parata di Pavani. Conduce ancora Raymond Sassari per tre lunghezze. Finito il tempo del time out. Finito il tempo per gli allenatori di riorganizzare il gioco delle proprie squadre. È il momento di tornare in campo. Nel frattempo Gabriele Giovanardi è già sceso in panchina per cedere il posto della Santa. Era appena salito, ma le decisioni sono queste attualmente, quindi della Santa si riporta alla regia del gioco per Oleari. Bartoli ancora della Santa, incrocio senza palla. Oleari sul centro, Nagavialo Seini allarga la difesa. Oleari cerca della Santa sull'esterno, viene difeso, la palla però esce bene. Nagavialo Seini cerca un tiro. Ceccarini si fa trovare pronto e un pallonetto son fuoco di Ceccarini sul secondo palo. Gran gol. In forma Ceccarini questa sera, che di pallonetti ne ha già messi due, uno più bello dell'altro. Grande prestazione di Ceccarini. E parlando di ali per Rubiera, dobbiamo anche purtroppo segnalare l'assenza stasera di Paolo Canelli fra la panchina del Rubiera per via di un infortunio rimediato, che però probabilmente lo riporterà sul campo a breve. Intanto riparte l'attacco con Berzic e Sassari. Strada porta Malandrin oltre la linea dei tre punti del basket, lontano dalla porta. Ancora Berzic. Strada infuriato, secondo fallo per lui. Ancora in mezzo Berzic. Nagavialo Seini lo porta all'esterno con l'aiuto di Ceccarini. Fermano l'attacco sardo. Passivo. Arriva un tiro decisamente fuori misura di Gomez, che restituisce il pallone direttamente a Rubiera, che può ripartire.
possiamo vedere anche Oleari che entra al posto di casa. Oleari si era portato dietro tutti, ma evidentemente ha commesso l'infrazione di passi che sotto fallo porta a un fallo dai 9 metri. Possiamo anche dire che era un fallo quasi da cinturato da dietro allo stesso tempo. Ma Oleari se non si fa riprendere e tira un missile nell'angolino basso, il portiere non può nulla. Intanto il pubblico di casa si fa sentire, perché ora le lunghezze di distanza è solo una. Il pubblico di casa in questa occasione deve cercare di trascinare il migliore di modi i propri giocatori per dargli la spinta giusta. Stiamo possiamo trovare Manolovic che rientra in campo. Attacco del Sassari. Attenzione. Viene chiesto uno sfondamento a parte della difesa rubinese, non viene accordato. Manojlovic riparte l'attacco, fallo vigoroso di Mattias su Manojlovic e ancora Oleari che ferma Malandrin. Alilkovic che rigioca per Malandrin, ancora si accentra, lo scarico doveva essere per Berzic ma è stato fermato prima. Il rubiere è carichissimo e si fa sentire grazie a tutti quanti i suoi tifosi che danno una mano. Un fallo alquanto brutto di Nagalo Seini. Sul tempo prende gol, ma si riparte a centrocampo. Speranze sono ancora alte. I tifosi ci credono e anche i giocatori. Attacco del Rubiera, si porta sul centro della Santa contro Aldini, arriva lo scarico per Nagavello Seini che trova un buco impossibile e batte Pavani questa volta sull'esterno. Nagavello Seini, ottimo gol per lui e torniamo nuovamente sul meno uno di Rubiera che ora deve puntare alla difesa. Attenzione, scelta difensiva interessante per Rubiera di Nagavello Seini che si alza molto alto su Manojlovic, lo tiene a uomo. L'attacco del Sassari posiziona Lilkovic dove c'è il buco lasciato a Nagavialo Seini. E Oleari ferma Malandrin di netto nuovamente. Questa sera Oleari da quella parte è riuscito a farsi molto valere in difesa, sia nel primo sia nel secondo tempo. Manojlovic scappa da Mattias e riesce a fare lo scarico. Berzic ancora, allarga ancora per Manojlovic che cerca un sottomano parato da Voljuvac che giustamente si carica, esulta guardando il pubblico di casa. E ora il Rubiera ha l'occasione di portare il pareggio e quindi organizza l'attacco con estrema calma. Solo applausi per il Voljuvac in questa occasione che riesce a salvare la porta del Rubiera alla palla del pareggio. Bisogna utilizzarla saggiamente. Oliurei va fuori, passa a Nagavo Seini, della Santa al centro, cerca l'uno contro uno per Nagavo Seini. Oleari, giro di braccio, tiro alle stelle perché viene toccato, fallo dei 9 metri. È stata un'azione frettolosa di Rubiera questa che, avendo adesso l'occasione di portarsi in parità, deve organizzare l'attacco con molta molta cura, cosa che si spera facciano adesso. E della Santa che dirige l'azione del Rubiera. Taglio di Bartoli a doppio pivot della Santa contro Aldini, cerca di superarlo, lo scarico per Oleari. Aldini ancora contro Oleari, la palla viene persa ma recuperata da Nagavialo Seini, si riporta al centro della Santa. Ancora è un tiro brutto di della Santa questo, che attenzione, Pavani stava per scivolare fuori dall'area, questo sarebbe voluto dire palla a Rubiera nuovamente, ma è riuscito a tenersi in equilibrio. Strategia difensiva del Rubiera rimane invariata, viene chiamato anche un time out da parte da Raymond Sassari. Thank you.
7 minuti e 26 rimanenti sull'orologio, un solo gol a separare le due squadre. Vediamo un Rubiera che rientra in campo bello deciso e fermo. Sempre anche il Sassari cerca di non farsi scappare questi due punti. Questo però è il bello della pallamano, tutto può succedere, un gol di distanza non è nulla da recuperare, ma comunque una squadra con un gol in più vince, quindi un gol non è nulla ma può anche essere tanto. Vedremo cosa sarà in questa serata. Berzic che allarga per Malandrin, attenzione, questo poteva essere gol ma l'arbitro dice che c'era infrazione di passi sotto fallo, quindi il gol viene annullato e si riparte dalla linea tratteggiata dei 9 metri. Batte Alilkovic per Berzic, Manojlovic al centro, Berzic ancora, scambia con Manojlovic che si accentra, attenzione, chiamano lo sfondi Rubiera ma non viene fischiato, Manojlovic continua l'azione e para Voljubak. Nessuna fretta per il Sassari per recuperare il pallone, che è comodamente affidato da Lilkovic che batte il fallo. Attenzione, passivo verso il Sassari e Strada ancora una volta si porta via un giocatore. Portento della difesa del Rubiera questa sera Elio Strada. A Lilkovic per Malandrin, c'è una grande indecisione, la palla viene scaricata da Lilkovic, 9 metri, viene trattenuto da casa. Bel gol di Della Vecchia. Fa abbassare il portiere nel suo momento di discesa del salto e la infila sotto i 7. No, pessimo errore questo di Giacomo Boni che tocca la palla appena prima che uscisse sul fondo e in questo modo fa sì che la palla torni nelle mani del Sassari. Ingenuità di Giacomo Boni che a quanto vedo dalla sua espressione avesse capito, mi sembrava avesse capito che l'arbitro avesse fischiato, ma a quanto pare l'arbitro non aveva fischiato perché la palla era già in possesso del Rubiera, se fosse uscita, quindi palla torna in mano al Sassari che ha una palla pesantissima ora in mano, quella del più 3, possibile più 3. Nardin si fa tutto il campo e scarica Malandrin, Malandrin non sa chi passare la palla, arriva Manojlovic che si propone, allarga ancora per Malandrin, resta sempre il pallone ma tra Strade e Oleari non si passa. È anche bello considerare che Oleari con tutti i suoi chili si trova a posizione di primo, non perché non sappia difendere ma perché c'è gente con ancora più esperienza nelle posizioni secondo e terzo, quindi è anche quasi un paradosso vedere gente della sua taglia in posizione di primo. Manojlovic viene tenuto a uomo da Ceccarini che doveva tenere anche Malandrin, para Voljubak. Voljubak voleva cercare il contropiede, non lo trova, palla della Santa che si butta in seconda fase, larga la palla per Boni che non se la sente di cercare un tiro, Aldini lo accompagna dolcemente fuori dalla linea della rimessa laterale. E dire dolcemente con tutti questi muscoli è un po' dire tanto, da Gabriele Osseini. Palla Oleari che allarga per Della Santa, supera in uno contro uno, tiro di Della Santa, missile nello scatolino di Della Santa. Attenzione, si butta in foratura Manojlovic, contro girella di Cristian Manojlovic. Gol bellissimo anche questo sulla falsa riga di quello fatto da Matias nella prima frazione di gioco. Oleari in anticipo con la palla e gol dai 6 metri. Dando la palla a mano, il gol di velocità dove non si cerca soltanto di tirare, andare lentezza, ma di correre il più veloce possibile e andare a fare gol. Difesa del Rubiera che sembra sempre più tramutarsi in una difesa uomo più che una difesa zona, in particolare per quanto riguarda Della Santa e Nagavia Losseini che sono molto molto alti, questo dà una grande profondità. Avanza anche Strada adesso, Manojlovic che credevo anch'io avesse commesso un'infrazione e invece era sotto fallo, quindi palla al Sassari ancora,
ma Landrin, anche questa mi sembrava un'infrazione di passi. Manojlovic fa partire un missile nello scatolino che viene però parato da Volyubak, che anche in questo caso archivia la pratica su questo tiro e dà una nuova occasione a Rubiera per portarsi in parità. Tutto il pubblico di Rubiera che applaude la parata di Volyubak, e adesso sta però all'attacco riuscire a concretizzare ciò che Volyubak ha solo iniziato dietro. Olari perde la santa, cerca l'uno contro uno, la Gavaglio sinistra, centra, viene toccato, cerca il contatto fisico, viene murato, si poteva fischiare 9 metri ma gli altri lasciano correre, intanto contropiede e viene, perde il duello Volyubak, si riparte sotto di 2 per il Rubiera. Nardin si va a trovare prontissimo, palla molto molto pretenziosa per il Piot in questo caso. Nuovamente Nardin in contropiede, viene preso da Nagaviallo Seini, arriva la giusta sospensione per 2 minuti perché Nardin era lanciato verso la porta in questo caso. Nardin si può dire autore di questo nuovo vantaggio per Sassari con il primo contropiede e anche adesso con il rigore guadagnato. Si porta Manojlovic sulla linea dei 7 metri contro Volyubak. Questo è, se non sbaglio, il terzo rigore di Manojlovic che non ha ancora sbagliato. Vedremo se riuscirà a riconfermarsi dai 7 metri. Intanto vediamo anche un cambio tra i pali, Volyubak per Meletti. Dunque Manojlovic contro Meletti. Ma si avvicina timidamente Vranak. Manojlovic segna un rigore sicuro, semplice, che porta a un vantaggio di più 3 per Sassari in questo momento. Ora... extra player per il Rubiera. Vediamo che casa entra. Volyubak entra le prime linee della panchina, pronto al rientro. 2 minuti di gioco, 3 gol di differenza. Oleari salta su dietro del muro e segna il gol. Gran gol di Luca Oleari. Adesso Manojlovic porta sul centro, fallo a Lilković tutto solo. Il Rubiera si trova a difendere in un in meno e capita che bisogna fare delle scelte in un in meno, e questa volta la scelta è ricaduta su Lilković, che però si è fatto trovare pronto. Oleari ancora verso il centro, scarica per Mattias, parata di Pavani su Mattias, chiede un fallo ma l'arbitro non è della stessa opinione, palla al portiere. Lilković ha la stessa idea di Mattias, che doveva essere 7 metri e dice l'arbitro che ha sbagliato, e questa è bello vedere la sportività dei giocatori. Tutto un giocatore di grande esperienza come Lilković. Ultimi 30 secondi di gioco. Il vantaggio del Sassari per il tempo rimanente è più che sufficiente attualmente. Manojlovic scarica per dietro la schiena per Lilković, grande passaggio e 10 secondi di gioco, più 4 per Sassari. E finisce così, più 4 per Sassari, dove Rubiera non riesce a prendere i suoi primi 2 punti casalinghi. Però ci sono state molte e ottime azioni in difesa e anche in attacco. Questo per i prossimi spunti, per le prossime partite.